Buongiorno a tutti, questa è la conferenza stampa di presentazione di Joel Persson-Volkerling. Introduce il responsabile dell'area tecnica Pantaleo Corvino, poi spazio alle domande per il nuovo arrivato e al termine della conferenza ci sarà un ulteriore spazio riservato per le domande all'area tecnica, al direttore Corvino e al direttore Trinchera. Prego, direttore. Buongiorno a voi, buongiorno a tutti i nostri tifosi in ascolto. Io oggi siamo per presentarvi, dopo l'arrivi di Cissé e di Colombo, il terzo attaccante centrale. Vi presentiamo Joel Persson-Volkerling, un classe 2003, nazionale svedese. È un attaccante che io definisco puro, anche perché è dotato di grande forza fisica, e pur essendo un attaccante puro con questa forza fisica, con questa altezza, dove gli angali, vedete, continuano a susseguirsi, e è una punta molto dinamica che sa attaccare ed aggredire gli spazi. Quindi un attaccante che si muove su tutto il fronte di attacco, e un attaccante che nell'ultimo campionato primavera, su 26 presenze, ha realizzato 12 gol con la maglia della Roma, e una presenza in Coppa Italia primavera e anche lì con un gol. Io mi auguro che, dopo quello che ha fatto e ha dimostrato nel campionato primavera, siamo convinti che lo possa dimostrare anche nella nostra squadra in Serie A, e per questo motivo lo abbiamo acquistato e fatto nostro a titolo definitivo, anche se la Roma si è riservata il 50% sulla futura vendita. Bene, quindi questo è quanto, e il resto ve lo lascio per le domande di rito. Io dopo rimarremo con Stefano per due, massimo tre domande per quanto riguarda il mercato o situazioni che vi possono ancora così porvi qualche dubbio, e quindi è un'occasione che vi concediamo. Grazie, direttore. Adesso spazio alle domande per Volkerling. C'è la prima domanda di Pasquale Marzotta della Gazzetta dello Sport e Mondo Radio. Prego. Buongiorno, benvenuto a Lecce. E prima di iniziare, com'è stato allenarsi in prima squadra ad inizio della preparazione a Trigoria con Mourinho? Per me è stato bello, perché essere allenato da un allenatore come Mourinho per me era un grande orgoglio per me, eppure giocare con giocatori come Abraham e tutti questi è stato veramente bello, ma sì, era difficile, ma pure era bello. Qualcosa che le ha detto Mourinho in allenamento o no? C'è qualcosa, qualche consiglio? No, mi ha detto che devo continuare a lavorare e basta. Il numero 31 di maglia per quale motivo? Perché mi piace il numero 31. Perché non lo so, ma mi piace il numero 31. Pierandrea Casto, Salento Live 24. Nella storia del campionato italiano tantissimi attaccanti svedesi hanno fatto la differenza, da Lidholm passando per Brolin fino ad Ibrahimovic. Lei si rivede in qualcuno dei giocatori più importanti della sua nazione, o comunque ha qualche idolo, anche qualche calciatore o recente o attuale,
che ha giocato in Italia? No, quando penso dei giocatori svedesi, quelli che hanno giocato in Italia, penso prima di Ibra. Certo, per me Ibra è come un dio, no, ma vicino a un dio. È il giocatore più forte che viene dalla Svezia, quindi per me non è un idolo, ma è uno dei giocatori che vedo e penso voglio essere un po' come lui. Filippo Verri, Pianeta Lecce. Benvenuto Joel, ti abbiamo visto nelle amichevoli anche da esterno offensivo, se ti piace quel ruolo ti vedi prettamente come una punta e qual è il tuo obiettivo personale per questa stagione? Per me sono una punta, ma posso giocare pure esterno, non è un problema per me, ho giocato nella Roma, non ho giocato esterno, ma posso giocare pure esterno. L'obiettivo per me quest'anno è soprattutto aiutare la squadra in ogni modo possibile e giocare il più possibile. Tonio De Giorgi, Telerama e Nuovo Quotidiano di Puglia. Ciao, ben trovato. Volevo sapere come ti sei approcciato intanto con questa tua nuova esperienza. Cosa pensi del tecnico Baroni, del lavoro che sta facendo e come ti approccerai alla Serie A? Per me io penso solo che ogni giorno devo dare il mio massimo e continuare a crescere ogni giorno. Mister Baroni ovviamente ha fatto un grande lavoro, come avete visto l'anno scorso, eppure quest'anno sta facendo un grande lavoro con la squadra, stiamo lavorando bene ogni giorno. Sì. Sulla Serie A invece, come aspetti questo campionato, come pensi che sarà questa tua prima esperienza in Serie A? Sicuramente sarà una bella esperienza, sarà dura, ma se non era dura non posso crescere, quindi per me vedo una bella opportunità per crescere e sì. Barbara Magnani, Antenda Sud. Ciao, benvenuto. Tu hai già avuto delle esperienze importanti. Che cosa ti può dare quello che hai vissuto, i campi che hai frequentato fino adesso a Lecce? Cosa puoi portare in più, visto che sei un giocatore comunque molto deciso? Porto sempre, secondo me, l'atteggiamento giusto. Do sempre il 100% per la squadra. E do sempre 100% al mister e ai miei compagni, quindi se devo correre faccio la corsa, se devo fare gol faccio gol, quindi porto l'atteggiamento giusto alla squadra, secondo me. Fabio Casilli, Gazzetta del Mezzogiorno. Benvenuto. Grazie. Volevo chiedere se conosci gli altri attaccanti attualmente nella rosa del Lecce e che cosa ti differenzia da loro, per quali motivi insomma il mister dovrebbe magari preferire te rispetto agli altri? Non conoscevo prima. Colombo conoscevo perché ho giocato contro lui in Under 17 con la Roma quando giocava per Milan. Il mister fa giocare chi vuole, per me perché mi deve scegliere non ti posso dire, perché lui fa la scelta sua, quindi c'è concorrenza, ma io non ho paura della concorrenza, quindi do tutto e il mister fa la sua scelta. C'è l'ultima domanda, Pasquale Marzotta, Gazzetta dello Sport.
Per chiudere, l'anno scorso la finale scudetto, Roma-Inter, Roma favorita leggermente rispetto all'Inter e poi l'Inter ha vinto di rimonta. Quest'anno si apre Lecce-Inter, il Lecce è sfavorito rispetto all'Inter, ma per il Lecce la salvezza vale uno scudetto. A questa sfida forse subito il campionato serve un po' la rivincita per te, magari partendo dalla panchina. Sì, certo. Purtroppo l'anno scorso la fine era un po' brutta perché meritavamo di vincere e quest'anno sicuramente contro l'Inter voglio vincere di più per, dopo la fine, dopo l'anno scorso.